Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo 5.0.tv. Chi vi parla è Salvo Mandarà e quello di oggi è il Mi scappa la diretta di lunedì 15 giugno del 2015. Sono in questo momento le ore 18 e 2 minuti. Allora, cari amiche e cari amici, come ho preannunciato con il tweet, ho cercato di essere un po' spiritoso, vi ho detto ci collegheremo in diretta con tre italiani di ritorno dal Bilderberg e ho detto non è Lilli e nemmeno Mario. Ecco, ovviamente non ho Lilli Gruber, Lilli Labbracanotto, Bilderberg Gruber e neanche Mariuccio Monti per gli amici. Però ho tre italiani molto più onorevoli dei tre che abbiamo detto prima. Anzi, ne ho detti due, a dire il vero, poi c'era pure Bernabé, il Cannes, mi sembra, insomma, c'erano in totale, mi pare, cinque italiani all'interno della riunione, ma ce n'erano anche alcuni all'esterno, a cercare di documentare quello che è successo. Sottolineo il cercare di documentare perché, come sapete, queste riunioni sono del tutto segrete, ci sono dei controlli incredibili, per chi non li vive, di persona. E insomma, quindi si documenta solamente che è difficile documentare, però l'importante è esserci. Io quest'anno ho scelto di non esserci, ma questo non vuol dire che non dia merito e onore a coloro che invece hanno scelto di andarci. E allora, cari amici, siamo collegati solamente in audio, naturalmente, ma io vi mando in onda anche una foto dei nostri, chiamiamoli, tre moschettieri oggi. Eccoli qua. Allora, Massimiliano Gaetano, Alessandro Carluccio e Fabiuccio Maggiore. Benvenuti e grazie. Ciao a tutti. Quindi non c'è neanche Rock, che tu dicevi poteva essere Rock uno di noi, no? E l'altro il quinto italiano al Bilderberg. No, non c'è neanche lui, ovviamente, non c'è neanche lui. Ecco, allora, Massimiliano, innanzitutto ti prego di dirmi la durata. Stabiliamo un ordine cronologico, cioè voi quando siete partiti, arrivati. E cosa avete notato di particolare tra questa edizione e le precedenti? In particolare, magari parliamo dell'ultima, quella dell'anno scorso, dove c'ero anch'io con voi, quella di Copenaghen, perché già per telefono mi hai detto che quest'anno c'erano molte cose, diverse. Ecco, vuoi fare un quadro per chi non era lì con voi? Sì, sembra che quest'anno è stato il Bilderberg più blindato di sempre, a differenza dell'anno scorso, che sembra che è stato quello più gentile. Quando io parlo di gentile intendo i modi della polizia sono cambiati nettamente da Copenaghen all'Austria. Comunque siamo partiti subito dopo la gabbia, siamo andati nel pubblico della gabbia anche per stimolare Paragone, perché Carluccio ha proprio, diciamo, avuto un dialogo finale con Paragone dicendo allora lo fai sto servizio sì o no? Lui era, diceva vabbè dai se mi mandate buone immagini lo faccio. E niente, siamo partiti praticamente a mezzanotte, siamo andati a farci una crepe fruttariana e poi siamo partiti io, Alessandro Carluccio, Fabiuccio Maggiore e Paolo Bernini, il deputato portavoce 5 Stelle. Ecco, infatti ti dico, tu non lo puoi vedere perché sei al telefono, ma io sto mandando in onda proprio la foto dove siete insieme a Gianluigi Paragone negli studi della gabbia. Vai pure avanti. E niente, ovviamente essendo partiti intorno all'una, sono 4 ore e mezza da Milano, noi avevamo il check-in anticipato nell'appartamento intorno alle 7, siamo arrivati proprio alle 7 nella zona, diciamo, chiamiamola quasi zona rossa, perché l'albergo stava in cima a una collina, ma tutto il suolo austriaco pubblico era stato interdetto alle auto per chilometri e chilometri, abbiamo dovuto allungare di mezz'ora per arrivare all'appartamento che era abbastanza vicino in linea d'aria al Bilderberg. Infatti noi dal nostro appartamento poi avremmo scalato la collina antistante per andare a fare le foto e i video all'albergo del Bilderberg, che stava su una collina di fianco. Arrivati alle 7 nella zona rossa, la polizia, che abbiamo visto decine e decine di camionette sfrecciare alla massima velocità oltre i limiti consentiti, una di queste camionette ci ha fermati. Pensavamo, vabbè,
immaginavamo che ci avrebbero rotto le palle, però ho detto magari abbiamo pensato potrebbe essere anche breve come controllo, invece è stato lunghissimo. Ci hanno fatto tirare fuori tutte le valigie, ci hanno smontato la macchina, io ho ancora pezzi di macchina da rimontare, e soprattutto se la sono presa con Paolo Bernini, il quale, poverino, povero deputato, è venuto con tutti i tesserini della Camera, ma loro li guardavano e facevano gesti tipo, proprio c'è anche in un video dove dicono con questo qua noi lo lanciamo via, tipo ci puliamo il culo, no, col tuo tesserino. E niente, non, pure a me, Fabiuccio e Alessandro ci trattavano, no, un po'. Però noi non è che ci siamo fatti intimidire, eh? Noi stavamo fermi sulle nostre posizioni perché no, cosa avevamo da... Ecco, scusami, Massimiliano, mi viene in mente una cosa, visto quello che tu hai detto. Fra l'altro ho guardato il video che avete girato in questi giorni, complimenti, e adesso magari ne manderemo in onda qualche minuto, è un video che dura 21 minuti, quindi poi vi darò, cari amici, tutti i riferimenti per andarvelo a guardare direttamente sul canale YouTube dove si trova, che comunque ve lo comincio a dire fin da ora, è quello di Alessandro Carluccio, quindi ottimo video, ripeto, ne mandiamo qualche minuto, ma già in quel video avete montato anche un pezzo di quello che ha detto il cantante Jovanotti, e lui l'ha detto chiaramente perché hanno trattato così Bernini, cioè non è che lui parlava di Bernini naturalmente, però diciamo che si può capire, perché Jovanotti ha detto in modo chiaro che i politici non contano un cazzo, e quindi è chiaro che anche nella mente dei poliziotti, che poi ho notato una cosa strana, in Austria i poliziotti hanno il numero del servizio clienti della telefonia 3, 133, vabbè, scusate, cosa che ho notato guardando il video, del tutto insignificante. E quindi, insomma, hanno trattato male quindi Paolo per dire, vabbè, ma questo che viene a fare qua? Non lo sai che non conti un cazzo? Ovviamente questa cosa la dico con tutto l'amore e l'affetto per Paolo Bernini, che è un amico, oltre a essere un nostro, fra virgolette, rappresentante alla Camera dei Deputati. Va bene, vai pure avanti col racconto, non so se vuoi anche passare la parola anche a Fabiuccio o ad Alessandro, vedi tu. Fabiuccio e poi Alessandro. Va bene, va bene. Ciao Salvo. Ciao Fabiuccio, ciao, benvenuto. Sì, questa è stata la mia prima volta, non sono mai stato in un incontro Bilderberg. Ho voluto quest'anno toccare con le mie mani e vedere con i miei occhi quanto stava accadendo. Devo dire che sono sconcertato, guarda, non credevo ai miei occhi. Ci sono centinaia e centinaia di camionette, di polizia, perché cosa per un meeting riservato e privato? Guarda, è scioccante. Sembrava di stare in un film e invece era tutta realtà. E ci hanno fermato, e questo è anche da sottolineare, in movimento, una volta in macchina, una volta a piedi, cioè non era un normale posto di blocco, ma era qualcosa di più. E oltretutto non è che ci hanno fermato e poi dopo 3 minuti siamo andati via, cioè ci hanno fermato per parecchi minuti, anche per circa un'ora se contiamo i fermi ricevuti, no? E questo è sconcertante, e ovviamente abbiamo provato a informare la gente, in qualche modo siamo riusciti ad informare, perché credo che anche se non siamo riusciti ad entrare dentro l'hotel di lusso dove viene il Bilderberg, abbiamo informato la gente perché abbiamo mostrato quanta in qualche modo fosse appunto questa forza di polizia dispiegata per questo meeting, quindi questo secondo me è anche un'informazione. Cioè è una informazione appunto negata, quindi abbiamo informato in qualche modo. Bene, senti, io pensavo di fare una cosa, vorrei mandare in onda per chi ci sta seguendo i primi 3 o 4 minuti del video che avete fatto insieme, insomma, che poi ha girato e immagino montato Alessandro, e allora prima però di mostrare questi primi minuti del video, appunto volevo chiedere ad Alessandro che tipo di esperienza è stata quella di quest'anno, a parte quello che già hanno detto Massimiliano e Fabiuccio, potendo fare un confronto fra questa edizione e quella scorsa, e avendo visto appunto le forze dell'ordine, la difficoltà, questa volta per esempio, da quello che ho capito, non sei riuscito a fare una fotografia come hai fatto l'anno scorso alla signora Monica Maggioni. Ecco, quest'anno era blindatissimo, io ho provato anche ad intrufolarmi, sono arrivato anche a pochi metri dall'hotel, come si vede anche nel video. Sì. Il problema è che questi si sono anche blindati loro stessi, cioè, oltre che la blindatura che c'era fuori, loro si sono autoblindati dentro l'albergo perché non è uscito nessuno. Io sono stato per tanti minuti lì a monitorare l'hotel da ogni posizione, ma ti giuro non si vedeva nessuno neanche fuori a prendere una boccata d'aria. Quindi questi cominciano
erano già preoccupati magari della vera informazione. Nel video vedrete infatti altri che provano ad informare vengono allontanati in maniera forte anche da parte. Ho visto. Quindi cominciano a temere l'informazione libera e questo è il messaggio che deve arrivare, perché noi qui non siamo venuti per combattere il Bilderberg, ma per informare, perché se siamo il 51% della popolazione informata, le cose cambieranno. Fino a quando andiamo a Berlino a vedere la partita e non andiamo al Bilderberg, mi sa che il 51% è lontano, caro Salvo. Sì. Questo è il senso. Bisogna prendere coscienza che il futuro appartiene a noi e cominciamo, non dobbiamo più delegare alla gente in maniera segreta il nostro futuro. Tutto qua, il messaggio anche quello di Jovanovski che dicevi prima, cioè basta queste cose segrete, vogliamo sapere di che cosa parlate, la trasparenza e poi... diciamo, è il perno principale con il quale dobbiamo andare avanti. Va bene, io ti ringrazio. Salvo, prima che mandi voglio dire solo una cosa, che noi vogliamo informare sia il popolo, ma soprattutto i PM, dato che l'azione penale in Italia è obbligatoria e quindi i PM hanno l'obbligo di indagare questi italiani che vanno a Bilderberg secondo la legge Anselmi, che è molto chiara in proposito, e in particolare mi rivolgo ai PM più, diciamo, illuminati, come Varone, Woodcock, Ruggero, o Cosentino. Certo. Sono d'accordo con te, perché insomma io sono convinto che queste persone, io non ho letto ultimamente la legge, l'ho letta un po' di mesi fa, non me la ricordo in dettaglio, tu l'hai fatto più recentemente, però insomma è veramente incredibile il fatto che, lasciamo perdere che da quello che tu mi hai spiegato la legge si applica a qualunque cittadino italiano, ma a maggior ragione per un senatore della Repubblica dovrebbe essere veramente motivo di ritiro immediato, ecco, del titolo di senatore a vita. Esiste la procedura per il ritiro della nomina, e così come l'anno scorso abbiamo battuto perché Fico interrogasse la maggiore, quest'anno potremmo battere perché Mattarella avvii la procedura per il ritiro della nomina del senatore a vita per indegnità e reati sulla legge Anselmi a questo cosiddetto preside di una facoltà che non ha neanche una pubblicazione scientifica, l'unico preside al mondo per una pubblicazione scientifica. quella diciamo che è la copertura, dai, credo che questo sia una cosa che ormai hanno capito anche i muri, che quello della Bocconi è proprio una copertura, giusto per dargli un titolo, che cosa gli possono dire? Perché altrimenti il titolo veramente strameritato sul campo è quello di essere una persona della Goldman Sachs, oltre che della Trilaterale, del Bilderberg, eccetera. Allora, io a questo punto non indugerei oltre, ho il video qui pronto, vediamo i primi 3-4 minuti, così poi magari possiamo commentarlo brevemente. Ancora complimenti per il lavoro svolto, soprattutto perché appunto ho capito, sia perché me l'avete detto chiaramente, poi perché avendo visto il video si percepisce, diciamo, le condizioni ambientali non erano favorevoli, ecco, per usare un eufemismo. Comunque, guardiamoli insieme, poi, cari amici, per poterlo guardare integralmente vi rimando al canale YouTube di Alessandro Carluccio, lo trovate subito mettendo appunto il nome e il cognome. Eccolo, allora, guardiamoci qualche minuto di questo video. Austria, Telsbuchen. Siamo nei pressi dell'Interalpen Hotel, dove si è appena concluso il 63esimo meeting del club Bilderberg. Sono in compagnia di Max Gaetano e Fabiuccio Maggiore. Insieme in questi giorni siamo stati perquisiti, siamo stati fermati, siamo stati braccati, siamo stati segnalati. Abbiamo scalato montagne, abbiamo superato limiti, ma tutto questo saranno le immagini a raccontarvelo. Ecco, qui si vede che siete in macchina e già si vede che ogni tre mezzi due sono furgoni della polizia. Ecco, qua è il punto in cui la pattuglia vi segue e subito dopo vi ferma, per la prima volta. La prima di una lunga serie, da quello che ho capito. Ecco, ma qui il poliziotto si rendeva conto di essere filmato? A volte sì, a volte no. Ok. Ecco, qui si vede Paolo Bernini. Ma c'era freddo? Come dei criminali, però
forze bisogna spiegare che signori, che i criminali sono quelli che stanno nell'albergo di là, vero Paolo? Esatto. Cioè, quindi si sta mettendo a posto il tontone. Non senti freddo? Sono le 7 di mattina. Qui vi hanno fermato per la seconda volta. Non costava parecchio, quindi stavo sempre tanto tempo. Ecco, blocco un attimo il video. Allora, qui si vede un pezzo in cui avevate la telecamera nascosta, ma non è rischioso fare questo? Per questo lo facciamo. E comunque sai che Alessandro è un maestro in queste cose. E per risponderti meglio alla tua domanda, appunto, ci sono i passaggi in cui non si accorgevano quando era Ale a fare queste cose. Io, in realtà, poi a un certo punto, durante il controllo più pesante, quello della macchina, che mi mettevano nella mia macchina personale, mai dappertutto, mi sono incazzato e ho cominciato a filmarli proprio in faccia, no? E a un certo punto uno di loro, quello più incazzoso, mi fa: "We are not actors, no, non siamo attori". Sì. Anche io, guarda, non mi ricordo neanche bene cosa ho risposto, perché ero incazzato. Io ho detto: "Guarda, io sono un blogger, sto facendo il mio lavoro, cioè tu fai il tuo, io faccio il mio, e insomma non rompere i coglioni". Hai fatto bene. Andiamo avanti con la visione del video. Ne guardiamo ancora un minuto, siamo già a 2 minuti e 54, arriviamo fino a 4 e mezzo, e poi appunto chiunque può andare a vederlo sul canale di Alessandro. Ecco, qua c'è un'altra cosa interessante. Mi spiegate questo discorso della fotosegnaletica? Perché non è che l'ho capito molto bene. Guarda, ti faccio parlare Ali, l'ha ripreso lui il video ed è una cosa veramente clamorosa. Praticamente ci siamo ritrovati al checkpoint per appunto varcare quella porta e io praticamente, mentre avevo la telecamera nascosta, mi sono girato e mi sono ritrovato con le foto delle carte di identità appese all'interno dei gabbiotti. Erano pochissime le foto appese e quindi quando ho riconosciuto la mia carta di identità appesa è lì veramente poi ho dovuto prendere, ho preso la telecamera e ho filmato perché ho detto: "Cavolo, sono segnalato alla polizia austriaca senza aver commesso reati, perché?" E questo è veramente una cosa... Scusami Alessandro, ma ti faccio una domanda, ma siete riusciti a capire perché fra tutte le persone che si aggiravano comunque nei dintorni proprio le vostre facce erano appese lì in bella mostra? Perché noi avevamo le telecamere, le altre persone invece magari lì erano solo per protestare. Io a quanto ho capito, anche guardando le immagini accanto a quelle che erano appese nel gabbiotto, che erano altre carte d'identità, erano altre persone che poi ho incontrato dopo che avevano le telecamere. Quindi chi aveva le telecamere, quindi voleva informare, era segnalato e appeso nel gabbiotto come un criminale. Oh, ho capito. Ho capito. Esatto. Ho capito. Forse in Austria... Siccome ci siamo dichiarati blogger in quel primo controllo dove mi hanno ispezionato la macchina, forse esiste il reato di bloggeraggio in Austria. Dai, Max, ma che dici? Adesso è chiaro, quindi vuol dire che chi detiene uno strumento atto a informare viene trattato come se detenesse un'arma atta ad offendere, perché alla fine, cioè, se andavate lì con una pistola, forse vi avrebbero segnalato allo stesso modo. Sì, credo proprio di sì, hai detto la cosa giusta, ma infatti la nostra telecamera a volte fa più male di una pistola, no?
Va bene, grazie. No, perché io, siccome purtroppo immagino in quelle condizioni, insomma, l'immagine è un po' sfocata, però il tuo viso e quello di Massimiliano, sebbene sfocato, si riconosce abbastanza bene, insomma, quindi ecco. E poi c'è anche la patente di Fabiuccio, che però, essendo la foto più piccola, non si riconosce, ma sta sopra esattamente. Ah, sopra, sì, no? Sì, sì, e in effetti si riconosce il cappello, ecco, si riconosce il cappello, perché mi pare che anche in quella foto ci avesse il cappello. No, se no. No, salvo, quelli erano i capelli. Quelli erano i capelli. Vabbè, è talmente irriconoscibile la foto perché è veramente molto lontano. Mentre, insomma, Alessandro e Max con la barba, insomma, in qualche modo sono riconoscibili, anche se la qualità delle foto e delle immagini purtroppo non è eccezionale. Ok, andiamo avanti, ancora un minutino di video, dai. Ecco, poi il poliziotto si mette davanti proprio a fare da schermo per evitare che tu potessi inquadrare. Ecco, qui arriva una troupe televisiva e anche loro vengono allontanati in malo modo. Va bene, allora cari amiche e cari amici che ci state seguendo, vi ripeto ancora una volta, trovate questo video, in modo da poterlo guardare integralmente, sul canale YouTube di Alessandro Carluccio. Lo trovate immediatamente, andate nella barra di ricerca di YouTube Alessandro Carluccio, lo trovate, è ovviamente l'ultimo video caricato, quindi potrete guardarlo integralmente. Ah, ma io avrei un'ultima domanda. Nel video si vede chiaramente che voi incontrate il giornalista della Sette. E questa volta, se ho capito bene, anche lui era dotato di una telecamera e microfono. Hanno fatto delle riprese loro? Sì, sono venuti il penultimo giorno, cioè no, l'ultimo giorno del beatmaker, che era il sabato, il giorno in cui c'era anche la manifestazione nel comune grosso più vicino all'Interlaken Hotel, cioè il comune di Terps, davanti al municipio del comune di Terps. E sì, stavolta Gianluigi Paragone ha mandato un giornalista e due cameraman. Ti volevo anche aggiungere che in realtà lui ha fatto in tempo a fare qualche ripresa, però non si è fatto tutti i tre giorni come me e gli altri ragazzi. E poi approfitto anche per fare i complimenti a Bernini, che nonostante avesse un appuntamento in Italia con un PM, perché sai che lui salva un sacco di animali e deve sempre avere a che fare con i PM, è stato con noi finché ha potuto, comunque ha vissuto il pieno, i controlli e tutto quanto. Invece devo dirti la verità, e non posso negarlo, che Sibilia e Cominardi sono venuti quando tutto era chiuso, tant'è vero che c'è una foto che pubblica Sibilia, lui si fa il selfie davanti all'hotel, senza polizia, quando tutte le foto che abbiamo fatto noi, soprattutto le foto che ha fatto Fabio e Alessandro, cioè tu vedi che come minimo davanti all'hotel ci stavano sempre tra i 10 e i 15 poliziotti, quindi... Cioè, onore a Bernini, e non capiamo perché Sibilia venga qua quando tutto è finito, non so cosa aggiungere. L'importante è che te ne parli, No, bene? Ma infatti, allora, sì, diciamo l'importante che... sono d'accordo con Alessandro, cioè diciamo che ha un valore, cioè se lui poi pubblica la foto, considerando che lui ha tante persone che lo seguono e comunque pubblica la foto dicendo sono stato al Bilderberg eccetera, almeno tra tutti quelli che lo seguono ci sono delle persone che non sanno neanche cosa sia il Bilderberg, così almeno magari hanno la curiosità di andare a informarsi. Certo, spendere 3-4 giorni di seguito come avete fatto voi e come ha fatto Paolo Bernini, sicuramente è una cosa che aggiunge valore. Anche se però devo dire onestamente, ragazzi, spero adesso di non farvi arrabbiare, io infatti quest'anno qualcuno me l'aveva proposto, c'è stata anche un'amica che era in contatto con non mi ricordo chi di voi, dai Salvo andiamo eccetera, tanto è vicino andiamo in macchina, io ho detto ma scusa un attimo, ma alla fine ci facciamo mettere in una gabbia per polli, che vi ricordate com'era l'anno scorso a Copenaghen? Andiamo lì, non possiamo purtroppo vedere niente, tanto vale parlarne da fuori. Però questa è la mia opinione personale, come ho detto anche nell'incipit di questo Mi scappa la diretta, onore a voi che ci siete andati, comunque avete cercato di informare, avete sensibilizzato la gente sull'argomento, anche se poi, però, per come è strutturata la cosa, ovviamente non si sa assolutamente nulla di quello che succede. Ecco, ma chissà se Lilly Gruber adesso ne parlerà magari stasera nel suo 8:30, che ne dite? Magari, se riuscissi a parlare con la Lilly Gruber... Ecco, quella sarebbe una cosa da fare, andare a braccare a Lilly Gruber e dire, ma scusa, giornalista,
di cosa parlate lì dentro? E anche il tuo amico Gianluigi, no? Perché ogni tanto vi ritwittate la vicenda, chiedigli, ma parlerai della collega Gruber, della tua stesso canale televisivo? Ma guarda, io ti posso dire... Allora, ti posso dire una cosa, io lo sai che non faccio mai l'avvocato difensore, tantomeno di Gianluigi che si riesce a difendere bene da solo, però ricordo che l'anno scorso, proprio in occasione del Bilderberg di Copenaghen, io ho avuto due collegamenti telefonici con Gianluigi che si trovava alla sua trasmissione radiofonica su Radio 105, e mi ricordo proprio che parlammo proprio del fatto che la Gruber e la Maggioni, perché ovviamente parlavamo dell'edizione dell'anno scorso, quindi Monica Maggioni partecipasse, e lui non fu affatto tenero nei confronti della Maggioni. Quindi non credo che abbia difficoltà a parlare anche della Gruber. Certo, mentre la Maggioni è una collega che lavora alla RAI, collega di paragone, dico, non mia, invece la Gruber è una collega, sempre di paragone, che lavora proprio nella stessa rete televisiva, quindi magari avrà qualche, come si può dire, qualche gentilezza in più, perché sai, fra colleghi che lavorano per la stessa rete, magari chi lo sa. Comunque, mi sa che è caduta la linea telefonica, proviamo a richiamarli. Scusate amici, stiamo provando a rimetterci in collegamento con Massimiliano, Alessandro e Fabiuccio. Fastweb, informazione gratuita. No, ecco, in questo momento purtroppo non sono raggiungibili. Va bene, comunque, insomma, infatti volevo capire se loro hanno parlato con il giornalista della 7 per sapere, insomma, che quante immagini hanno ripreso anche loro proprio con la troupe della 7 e quindi, insomma, che speranze ci sono che facciano anche loro un servizio, insomma, su quello che è successo. Ma ripeto, sta di fatto che comunque sono sempre tutte immagini dall'esterno attraverso un controllo, come avete visto, enorme, che quindi non permette assolutamente di far filtrare nulla di quello che succede. Se non ci fossero, diciamo, le mezze cartucce come Jovanotti che poi vanno fuori e raccontano le cose, non sapremmo assolutamente nulla di quello che succede là dentro. Vabbè, è chiaro che poi ne vediamo i risultati, perché poi quando scoppiano le bombe, vi ricordate Piazza Fontana, quando succedono i colpi di Stato, eccetera, comunque poi vediamo gli effetti, ecco, di queste riunioni. Anche se la mia convinzione è che queste riunioni Bilderberg, queste almeno quelle pubblicizzate, quelle fatte così, addirittura con il sito internet ufficiale, eccetera, secondo me, ecco, in quelle riunioni non viene deciso nulla di serio. Lì danno il contentino alle mezze sciacquette che vanno così per prendersi, per passare questi giorni interessanti, come direbbe Jovanotti. Ecco, poi le cose veramente importanti, secondo me, vengono decise altrove e in altri momenti. Ecco, i ragazzi mi stanno richiamando. Un attimino. Eccoli, siete di nuovo collegati, ragazzi, era caduta la linea. Volevo chiedervi ancora, quindi il giornalista della 7, hanno ripreso molte immagini, cioè a questo punto faranno sicuramente un servizio, no? Sì, sicuro, hanno speso un giornalista più due operatori, non penso che li mandino, no? Che dite voi? Ok, quindi qualcosina faranno. Salvo, il problema è il taglio che daranno all'incontro, perché comunque la gabbia, cioè, speriamo che poi fuoriesca comunque un messaggio importante per quelle persone che seguono appunto, seguiranno mercoledì appunto il programma. Va bene, staremo a vedere, ma che fate? Voi andate anche questo mercoledì? Io sì, e loro sono in partenza per i rispettivi paesi, quindi... No, Salvo, io sono stanchissimo, mal di testa e forse ho anche la febbre. Hai fatto bene a non venire! No, ma io ti giuro, non è che l'ho fatto per non stancarmi, l'ho spiegato perché non l'ho fatto. Non lo so se la scelta è corretta, magari l'anno prossimo ci ritorno, chi lo sa. Come ho detto prima, mentre purtroppo la telefonata era caduta, ho detto, se non fosse per le mezze cartucce come Jovanotti, non sapremmo assolutamente nulla di quello che succede lì dentro. Anzi, poi mi sono corretto, ho aggiunto, in effetti sapremmo, perché poi vediamo indirettamente quello che succede, perché quando scoppia la bomba a Piazza Fontana, quando succede un colpo di Stato in Grecia, in Italia,
o quando succedono altre cose strane, capiamo che questi sono i frutti di quello che viene deciso in questo tipo di riunioni. Anche se la mia convinzione, ma ovviamente non ho le prove per dire che è così, è solo la mia convinzione personale, in queste riunioni qua, quelle pubblicizzate, quelle dove ci sono le persone che vanno a protestare, dove partecipano le mezze cartucce come Lilly Gruber, Monti, eccetera, secondo me lì non decidono nulla di importante. Le decisioni veramente importanti le prendono in riunioni veramente a porte chiuse, dove saranno 4-5 persone, in un luogo veramente segreto, dove noi non sappiamo neanche che c'è quella riunione. Ecco, questa è la mia convinzione personale. Ma ripeto, chi lo sa? Sicuramente tu sei arrivato all'occhio proprio della piramide, sicuramente, però questi fanno parte forse del gradino sotto l'occhio e quindi comunque accessibile a noi comuni mortali. No, no, ma non era questo che volevo dire, Alessandro, io non sono arrivato da nessuna parte, non era questo quello che volevo dire. Quello... Io la tua analisi è giusta, cioè perché sono d'accordo con quello che hai detto, cioè ci sono persone 4-5, non 150, che poi danno magari le direttive a questi 150 che abbiamo incontrato in questi giorni. Eh sì, io penso che sia così, anzi, io penso che queste manifestazioni qui, dove c'è addirittura il sito ufficiale che dice la location, la lista di tutti gli invitati, eccetera, serva proprio per dire, vedete, noi siamo trasparenti, e in più come specchietto per le allodole, per far incazzare un po' di gente e per farla sfogare. Però questa è la mia convinzione, però ripeto, tanto non saremo né io né tu purtroppo a far cambiare le cose. Ragazzi, io vi ringrazio, vi faccio ancora i complimenti per il lavoro che avete fatto. Volevo aggiungere solo una cosa sulla regola di Chatham House che la Maggioni ha tirato fuori in commissione quando è stata audita da non so quale commissione, la commissione RAI, no? Immagino, sì, certo, certo, la commissione di vigilanza RAI, sì. Siccome io vengo dalla giurisprudenza, ti posso dire che questa regola di Chatham House è a livello legale come esattamente la regola di Topolino e Pippo, non ha nessun valore legale, non può essere tirata fuori davanti a una commissione parlamentare che ha gli stessi poteri, che ha poteri analoghi a quelli di un giudice. Certo. E quindi non possiamo certo lasciargliela passare così, cioè se questi personaggi voi li incontrate e vi dicono che c'è la regola di Chatham House, vi potete benissimo dire che non ha nessun valore legale questa regola e che comunque stanno violando la legge Anselmi in ogni caso. Volevo poi solo aggiungere, volevo dirti solo che forse avete ragione voi su Sibiglia, che importa che se ne parli, magari ci sono rimasto male l'anno scorso quando è venuto come quest'anno poche ore, è tornato e ha mandato un articolo al blog di Grillo dove diceva che non c'erano italiani e c'era solo lui. E invece siamo rimasti un pane un po' tutti l'anno scorso, no? Sì, no, questo me lo ricordo, anch'io all'epoca ci rimasi molto male, poi lui si scusò personalmente con me dicendo sì, è vero, eccetera, vabbè, ma sono, diciamo, errori che si fanno e che possiamo anche perdonare. Comunque, diamo invece onore a voi tre, a Paolo Bernini e anche a questo punto, scusa, ma anche ai giornalisti che, della gabbia, insomma, che anche se anche loro sono rivenuti l'ultimo giorno, però se adesso montano comunque un bel servizio e quindi documentano la cosa per i 500, 600 mila, un milione, non so quanti siano gli ascoltatori della gabbia, comunque sicuramente è qualcosa di positivo. Ragazzi, certo, buon rientro. Sì, no, sono gli autori poi che faranno, non è il giornalista dal materiale, poi gli autori faranno il tutto. Ovviamente, vabbè, questo come sempre, è per questo che esistono i canali liberi come questo e come tanti altri, dove invece l'autore è lo stesso di chi fa le immagini, di chi fa i servizi, di chi fa tutto, ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli. Ovviamente non siamo e non saremo mai professionali, però siamo liberi. Ecco, questo è quello di cui sicuramente nessuno può smentire questa nostra affermazione. Va bene, ragazzi, buon viaggio, buon rientro, grazie per questo servizio che avete fatto. Prego. Ciao Salvo, grazie. Ciao ragazzi. Ciao, grazie, buon rientro, state bene, a presto. Ciao, 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 ciao. Va bene, cari amici. Beh, io mi sentivo in dovere, ecco, di fare questa documentazione, diciamo, anche se, come dicono le persone colte, ex post, che significa, insomma, dopo che le cose sono finite. Ecco, però ritengo che fosse, diciamo, mio dovere farlo, proprio perché comunque è giusto accendere una luce su queste cose, anche se ho espresso la mia opinione su quanto questa riunione specifica sia importante, ecco, rispetto alle vere riunioni segretissime dove vanno magari 3 o 4 persone, non 80 o 60, non so quante fossero
queste qua di questi giorni. Va bene, vediamo. Frank Castle dice: Paragone ne parla una volta l'anno senza dire cosa decidono, che sono criminali e sempre con ospiti che ridicolizzano la gente, non capisce se non ne parli sempre. Sono d'accordo con Frank Castle. Poi sempre lui dice: non è il sito Bilderberg, è fatto da un privato per informare, le società segrete non hanno siti. Ma su questo non sono d'accordo, mi pare che sia proprio Bilderberg.org, qualcosa del genere, dove c'è proprio la lista degli invitati. Però guarda, non insisto, perché potresti anche aver ragione. Poi Gabri Di Gaia dice: Salvo, neanche una parola sul filotto dei 5 Stelle? Boh, che cos'è il filotto dei 5 Stelle, Gabri? Puoi scrivere più chiaramente, fra l'altro non conosco questa parola, non so che cosa voglia dire. Non lo so, cos'è? Sinonimo di fregatura? Boh, non lo so. Nagia, questa è una bella domanda, questa è una bella domanda che non ho fatto in diretta. Va bene, gliela chiederò, Ubermask, cioè se i ragazzi, quindi Fabiuccio, guardate, io adesso li richiamo, perché è troppo importante questa domanda, e ringrazio Ubermask per avermela fatta. Quindi, li richiamo immediatamente. Ecco qua, vediamo se riusciamo. Salvo, sì, siamo noi in diretta? Sì, siamo ancora in diretta, perché in chat mi hanno fatto una domanda diretta a voi, che non potevo non farvi. Allora, mi chiedono, chiedi ai ragazzi se aderiranno alla manifestazione del 20 giugno, Wave of Action Italy. Sapete, sapete cos'è? Ce n'è una a Taranto, io sono in Puglia e sto cercando appunto di raggiungere quanto prima la Puglia per recarmi a Taranto, o forse a Lecce, adesso devo capire dove delle due andare, perché io sono in mezzo, insomma. Io ci andrò. Oh, fantastico, grazie. Allora senti, se ti prenoti, se mi mandi una mail all'indirizzo redazione@salvo5.0.tv, se tu riesci a fare un collegamento con Hangout, ti mando il link, così potrai documentare quello che succede a Lecce o, non mi ricordo più, l'altra sede che hai detto. Va bene, cerco di... Vabbè, appena rientro io domani già ti faccio sapere qualcosa, però okay. Prima di domani non rientro. No, ma c'è tempo. E in ogni caso, anche se non riuscissi a collegarti in video, mi raccomando, fai qualche foto e pubblica su Twitter e Facebook con il tag Wave of Action Italy. Così poi Mason Massey James farà un video che raccoglierà tutte le foto, immagini fisse e video di questa giornata davanti alle sedi della Banca d'Italia in giro per l'Italia. E ci collegheremo anche con i nostri amici americani in giro per il mondo, perché è una giornata mondiale, appunto gli americani saranno davanti alle sedi della Federal Reserve e così via, gli inglesi davanti alla Bank of England, eccetera, eccetera. Quindi è una manifestazione importante. Allora chiedi anche il supporto mediatico di Alessandro Raffa, dell'amico Raffa, che sicuramente darà una mano. Guarda, io gliel'ho chiesto, però non ho capito se avevi intenzione di aderire. Magari chiediglielo anche tu. Va bene, ti passo Fabiuccio. Lo stesso discorso per me, dico, quando ritorno a casa controllo e vedo dove posso appunto partecipare e manifestare. Bene, sai, bene, che... è molto importante anche perché tu, caro Fabiuccio, con la competenza che hai sul tema delle banche centrali e della sovranità monetaria, eccetera, potrai fare un lavoro eccellente nel far sapere a tutte le persone che passeranno per caso da lì e che ovviamente non sanno niente, potrai appunto spiegare bene perché stiamo facendo questa protesta, la truffa monetaria e tutte queste cose che ovviamente non devo spiegarti perché tu le potresti spiegare a tutti noi. Quindi è importante che ci sia anche tu, Fabiuccio, e ti ringrazio. Sì, grazie a te, Salvo. Va bene, ragazzi, allora ecco, sono molto contento, scusate se vi ho richiamato, ma come vedete questa domanda era troppo importante per non farvela direttamente. Buona continuazione. Per motivi ambientali spero che Alessandro la vada a Lecce e non a Taranto a fare la manifestazione. Ci vado, promesso. Va bene, perfetto, ragazzi, grazie ancora, buona giornata e buon viaggio. Ciao.
Ok, ecco, io ringrazio Ubermesk per la sua domanda, sempre puntuale. Come sapete, questa qui è proprio una redazione multipla, e quindi tutti voi con i vostri commenti, molto spesso, non è la prima volta questa, che mi suggerite delle domande o delle azioni molto interessanti, molto utili. Allora, Frank dice: non ti fanno avvicinare per non riprendere i partecipanti, non lo scrivono certamente in un sito ufficiale, non c'è scritto di chi è il sito. Va bene, ok. Gabri Di Gale dice: nemmeno io prima, come dicono sul blog, significa che hanno preso i 5 comuni in ballottaggio. Ok, sì, in effetti ho saputo, oggi io mi trovavo a Torino, sono andato a incontrare i miei amici di BioHealth, uno dei partner di Salvo 5.0, e mi hanno detto appunto che al ballottaggio a Venaria Reale, che è appunto in provincia di Torino, è stato eletto un sindaco del Movimento 5 Stelle. Io faccio veramente tanti auguri e un applauso a questi 5 nuovi sindaci, quindi credo che tra questi 5, l'altro che era già stato eletto al primo turno, e i 10 o 11 delle elezioni precedenti, insomma ormai siamo credo a quasi una ventina di sindaci 5 Stelle. A questo punto le speranze di avere un comune con i certificati di credito comunali e una moneta complementare sovrana comunale, le speranze aumentano, perché finora purtroppo da tutti i comuni che ho interpellato, finora ho avuto solo tante belle disponibilità, ci siamo incontrati con tanti di loro, sì, interessante, lo facciamo, ma finora non ho visto niente. Capisco che i tempi della politica sono lunghi, però siccome la gente muore di fame, la gente si suicida, la gente ha problemi, bene, secondo me i sindaci dovrebbero dare priorità a queste cose e magari mandare a fanculo qualche volta il prefetto o qualcun altro che li convoca e li tiene impegnati, ecco, perché purtroppo sappiamo bene che i sindaci hanno veramente tante incombenze, tantissime cose da fare, e questo è veramente un grosso problema, perché poi non rimane loro il tempo necessario per fare le cose veramente utili. Allora, vediamo cosa dice Luigi Pastorello. Il super vertice dell'occhio è una triade di 1. Famiglie ashkenazite che possiedono le banche centrali, in primis lo scudo rosso, il Rothschild, Warburg, Schiffing, Rockefeller, eccetera. 2. Famiglie dinastiche monarchiche, cioè Windsor, Hohenzollern, Asburgo, Borbone, eccetera. 3. Il vertice ultimo superiore, cioè il Vaticano, con la supremazia religiosa, intellettuale ed economico-finanziaria dei gesuiti, vera intelligenza della Chiesa cattolica apostolica romana, che è una continuazione dell'impero romano d'Occidente, che prosegue sotto mentite spoglie di religione. Bene, ecco, gli risponde Ubermesk dicendo: perfetto, queste sono pillole di saggezza che il nostro amico Luigi Pastorello ci dispensa, e io lo ringrazio per questo. A proposito, amici, preparatevi, perché spero presto, con Luigi abbiamo intenzione di fare una trasmissione in cui parliamo dei cavalieri dell'Apocalisse. Credetemi, sarà una trasmissione da non perdere, perché Luigi Pastorello è veramente una persona molto molto informata, come avete visto proprio dal messaggio che ho appena letto. Bene, allora, poi cos'è che c'è? Allora, Massimo da Massa dice: anche in Sardegna Porto Torres è a 5 stelle, chiama Maleddu. Guarda, Maleddu l'ho sentito ieri, ho sentito Paolo Maleddu proprio ieri, sono molto contento per lui, perché ha avuto ospite per un po' di giorni Rossella Fidanza, che lo sta aiutando per uscire dai guai, perché purtroppo lui aveva una situazione veramente molto difficile con le banche criminali, e insomma, grazie all'aiuto di Rossella, Paolo adesso sta per cominciare. Vi chiedo scusa, per attivare tutta una pratica per cercare di liberarsi, diciamo, da questo cappio al collo costituito dalle banche criminali. Ecco, quindi l'ho già sentito recentemente, vabbè, non lo chiamerò, per poi lui non abita a Porto Torres ma ad Oristano. Ecco, Paolo Maleddu abita a Oristano, che è un po' lontano da Porto Torres. Va bene. Allora, cari amici, a questo punto io direi che vi saluto. Vi ringrazio molto per la vostra partecipazione. Allora, San Cauriti mi dice: Salvo, ci sono novità sull'aggiornamento denuncia una banca con l'ispettore? Sì, allora l'ispettore sta aspettando di avere l'autorizzazione dai superiori, perché
per poter apparire in divisa è necessario essere autorizzati in modo puntuale, non so se dal questore, comunque insomma dai superiori, ecco. Quindi sono in attesa che lui venga autorizzato e poi faccia il video. Questo è l'aggiornamento, non ho ulteriori aggiornamenti. Va bene, allora cari amici, io vi saluto, vi ricordo che alle 19, cioè fra poco meno di 15 minuti, andrà in onda la 18ª puntata di Cos'è il denaro di Daniele Pace. Quindi mi raccomando, non andate via, rimanete qui collegati con Salvo 5.0, perché fra pochissimo ripartiamo con un'altra diretta, con un'altra puntata di Cos'è il denaro con Daniele Pace. Da non perdere, puntata molto interessante, cari amici. Aspettate che adesso vi dico anche il titolo, lo potete vedere anche all'interno della pagina Prossimi appuntamenti. Ecco, il titolo di oggi è Compagnia olandese delle Indie Orientali. Compagnia olandese delle Indie Orientali. Quindi, cari amici, mi raccomando, rimanete qui ad ascoltare questa nuova puntata di Cos'è il denaro con Daniele Pace. E allora, per il momento è tutto. Un abbraccio a tutti voi, grazie mille. Ci vediamo naturalmente, a parte appunto Cos'è il denaro, fra poco. Ci vediamo poi con il Mi scappa la diretta di domani. Grazie, un abbraccio a tutti voi. E a presto!